Hello everyone! Since I had a lot of requests, I decided to show you in detail the differences between the four main blending techniques. Ciao ragazzi, allora, siccome ho avuto molte richieste, ho deciso di fare un video dove spiego appunto le differenze tra le quattro principali tecniche di sfumatura. So, the first technique is called blending, and there are two ways of blending. One with the retarder and one with the 50-50 mix, as I showed you already in my previous video tutorial. But I'm going to give you a close-up of both methods. La prima tecnica si chiama blending e ci sono due modi per farla. La prima è con il ritardante e l'altra è la miscela 50-50, come vi ho già mostrato nel video tutorial precedente sul volto. Comunque sì, adesso vi mostro proprio nel dettaglio come avvengono le due sfumature. So, the first method is the so-called wet blending or wet-on-wet technique using the retarder. The one I'm going to use is the retarder medium from Vallejo. For this method, you need another dried brush with sharp tip is better in my opinion, like this one, since it will look more like a marker and you're more facilitated to, let's say, cancel the line between the two tones. And this is very similar to what painter using oils do, so if you come from the oil colors, you might be more comfortable with this one. And to be quicker, I'll be using a brush for each of the colors I'm going to use, plus the dried brush for the blending. Allora, la tecnica che usa il ritardante è la fantomatica wet blending o wet on wet. E per questo metodo abbiamo bisogno di un altro pennello asciutto, assolutamente asciutto, e possibilmente con la punta corta, in quanto somigliando di più ad un pennarello siamo agevolati quando dobbiamo andare a cancellare la linea che separa i due toni del nostro colore. Questa tecnica è molto simile a quella che usano i pittori con i colori ad olio, infatti se provenite da quel mondo potrebbe rimanervi molto più facile come metodo. Per essere più veloce io userò un pennello per ogni colore e più il pennello asciutto che mi serve per andare appunto a sfumare la linea. The second method of the blending technique is with the 50-50 mix of the two tones, which we're going to apply on the line that divides the two tones. Il secondo metodo è quello del mix 50-50 tra i due toni usati precedentemente e che andrò ad applicare proprio nell'area dove si trova la linea che divide i due toni. The second technique is called feathering. It takes a bit more time and work as the layering technique, but the result will be more blended and smooth. We're going to have more color mixing until we reach the perfect blend and very diluted layers. The reason why we want a very diluted layer is because when it dries, it will be better absorbed by the underlying layers and therefore this pleasant shade and smooth transition is created. La seconda tecnica si chiama feathering. Prende un po' più di tempo, ma funziona esattamente come il layering, solamente che il risultato sarà più sfumato e morbido. Sostanzialmente avremo molte più miscele finché appunto non raggiungiamo un effetto sfumato perfetto e i vari strati saranno molto diluiti. Il motivo per cui i vari strati devono essere diluiti è che quando saranno poi asciutti verranno assorbiti meglio dagli strati sottostanti e quindi si crea questa sfumatura piacevole. The third technique I'm going to explain you today is called layering and it's very easy to do. If you're using the Game Workshop method, that is base, coating, wash and layer, it's perfect to you also to be quicker painting, for instance, a troop of 20 pieces. Here I'm not using the wash, but the brush strokes are the same. Instead of the wash, I only have to create a darker color for the shadows. La terza tecnica si chiama layering e è molto facile e veloce da fare. Se usiamo il metodo della GV, ovvero base, lavatura e layer, sicuramente saremo più veloci e funziona perfettamente quando dobbiamo andare a fare per esempio truppe da 20 pezzi. In questo esempio non andrò a usare la lavatura per le ombre, ma al suo posto creerò semplicemente un colore più scuro. So, the last but not the least technique is called glazing. I'd rather use this technique not to blend in general or paint
faces, etc., but to saturate the underlying layer. For instance, it's perfect for my non-metallic metal gold palette, which I'll show you now. Please keep in mind that I'm not going to demonstrate how to apply lights and shadows contrast to reproduce the non-metallic metal effect, but how I use the glazing technique for the saturation of my gold palette, which without the glazing will remain too much pale for my tastes, and with the glazing I can turn it to a more yellowish tone, which allows the mini to look more like the real gold. Also, bear in mind that for a bust or a 90mm scale figure, if you want to glaze the skin tone, it's perfect using the airbrush in case you want it, for instance, to be more tanned or that tends to a specific tone like orange or blue or green, etc. It's all up to you and your project, of course. L'ultima tecnica, ma non da meno, che vi mostro è quella chiamata glazing. Personalmente preferisco usare questo metodo non per sfumare in generale, piuttosto per saturare i colori sottostanti. Per esempio è perfetta per la mia palette dell'oro, del metallo non metallo, che vi andrò a mostrare a breve. Tenete a mente che adesso non vi mostrerò come si fa il metallo non metallo, semplicemente sfrutterò la palette che uso per l'oro per farvi capire come utilizzo io il glazing, ovvero per saturare i colori. Perché come vedrete la mia palette rimane molto chiara e pallida, e quindi aggiungendo un giallo come glaze questo mi permetterà di ottenere un risultato più dorato e complesso. Oltretutto sappiate che per un busto o comunque per i pezzi come 90mm, se si vuole utilizzare il glazing per l'incarnato si può sfruttare l'aerografo, per esempio se si vuole dare una saturazione più abbronzata o comunque che tenda a un colore che può essere un arancione, verde o blu, questo ovviamente dipende dall'ambientazione del vostro pezzo. Hold on.
Showing up, don't wanna have to wait tonight. Wait tonight. Better off, I'm gonna find my way tonight. Wait tonight. Thank you.
So here we are, guys. We have all the methods explained before. We have the wet on wet, 50-50 mix, feathering, layering, and glazing. So you only have to choose the one you like more and enjoy the painting. Qui ragazzi, qui abbiamo tutti e quattro i modi per 5 per sfumare. Spero che